Mister Odescalchi, prestazione e risultato del tuo pra. Prestazione, soprattutto cuore, ma vittoria secondo me meritata. Meritatissima, potevamo anche finire 2-0. È la dimostrazione che siamo gruppo. Sono orgoglioso di questo gruppo, sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno. E meritiamo questa vittoria, meritiamo questi 3 punti, lo meritano i ragazzi per l'abnegazione che hanno messo, per l'applicazione in tutto quello che facciamo in settimana, e sono felicissimo, perché innanzitutto è un complimento a San Cipriano, perché comunque ha fatto una partita bellissima, e di conseguenza bisogna fargli complimenti, perché è stata una partita non facile, e sicuramente sono una buona squadra, lo dimostreranno anche nel corso del campionato. Ecco, hai affrontato una squadra molto fisica, tu l'hai vinta più che altro sul gioco. Sì, noi l'abbiamo vinta sul gioco, ma non abbiamo alternative. Noi non riusciamo a giocare sporchi o fisici o magari sulle seconde palle. Noi, il nostro credo è quello di giocare palla giù, un calcio fluido, ma anche San Cipriano comunque gioca molto bene, è una squadra che gioca a calcio, veramente sono forti fisicamente, quindi è stata veramente una bella partita, uno spot veramente, perché chi guarda queste partite poi alla fine dice che non c'è solamente il bello nelle serie superiori, ma anche in queste categorie. Assolutamente, ci sono state diverse azioni anche da esterno a esterno, c'è stata un'azione clamorosa, sì. Sullo 0-0, quella lì è davvero stata sì, proprio studiata, sì, si vede, ma alcune cose le proviamo, le proviamo in settimana, i ragazzi si divertono, e quello che più mi fa piacere è che si sono divertiti stasera, e credo che anche chi ha guardato la partita si sia divertito a guardare giocare il Pra. Ecco, quanta soddisfazione c'è nel rivedere quello che si prova in allenamento in partita? Che poi c'è una bella differenza. Sì, sì, la soddisfazione è perché vedi i ragazzi che si applicano, vedi i ragazzi che credono in quello che facciamo. Sono fortemente attaccati al lavoro che produciamo ogni settimana, ed è la soddisfazione più grande. Però posso giurare che la soddisfazione più grande è per Adamo, per il nostro direttore generale, anche per il nostro presidente, ma per il nostro direttore generale in particolare. E la dedichiamo tutta a lui questa.